Prima che l'età del crepuscolo calasse sugli dèi, una leggenda si erse per rivendicare un posto tra loro. Sebbene Kratos fosse stato incoronato come nuovo dio della guerra, egli era tormentato dalle visioni della sua famiglia. La famiglia che egli stesso aveva ucciso. Ma gli artigli della morte non lo sconfissero. Le sorelle del destino non lo fermarono. E in questo giorno, l'uomo, la leggenda, Kratos, otterrà la sua vendetta. E dopo questa bellissima intro di God of War 3, iniziamo con la registrazione. Questo sarà il mio primo tentativo di registrare in diretta, quindi mi scuso in anticipo per i possibili errori o tempi morti che ci potranno essere durante la registrazione. Giocherò a livello normale per non tediarvi troppo e ecco che inizia il gioco. La mia vendetta si compie ora. Fratelli miei, siamo nati dalla vittoria. Una vittoria che chiuse la grande guerra e rese possibile il regno del Monte Olimpo. Sorto dalle profondità degli inferi, radicato in un fiume di anime, la nostra montagna emerse dal caos. Insieme ad essa si elevò anche il grande potere degli olimpici. Creammo un mondo di pace, un mondo di prosperità, un mondo che vive sotto l'ombra e la protezione del mio monte. Una montagna assorta a paradigma assoluto di forza e potere supremo. Questo giorno,
quel potere sarà messo alla prova. Un mortale, Kratos, sta cercando di distruggere quanto da me costruito. Fratelli, mettiamo da parte i rancori che tanto a lungo ci hanno diviso. Ci schiereremo uniti. Lotteremo insieme. E io annienterò questa terribile piaga. L'Olimpo prevarrà. Zeus! Tuo figlio è tornato! Ed è qui per distruggere l'Olimpo! I titani cadranno di nuovo! Bene, mentre massacro i nemici iniziali, volevo spiegare brevemente il perché di questa mia scelta. Il motivo è molto semplice: ciò che avevo fatto con Batman Arkham Knight non mi era piaciuto molto e quindi volevo lasciare qualcosa di diverso, e ho deciso di farlo con questo gioco perché lo conosco davvero bene e l'idea del commento in diretta mi sembrava una bella novità. Un povero titano che verrà ampiamente colpito per questa sua offesa all'Olimpo. Ecco i due fratelli, Zeus e Poseidone. Poseidone è cambiato un po' dal primo God of War, devo dire. Ringiovanito. Avete notato la bestia che Poseidone aveva nel filmato introduttivo intorno al braccio? Perché è questa. A contatto con l'acqua si sviluppa e molto. Qualcosa mi ha afferrato. Non posso muovermi. Kratos, liberami. Se ci avete fatto caso, nello sfondo la bestia di Poseidone sta colpendo altri titani. Vorrei far notare poi quanto è cambiata Gaia rispetto al capitolo 2, dove era fatta quasi di legno, mentre invece qua è più pietra che altro. Scelte stilistiche. Comunque, visto che il tutorial sembrava facile, ecco subito che God of War 3 ci presenta il suo primo boss. Che ha un meccanismo abbastanza semplice, ma non è che neghi il divertimento. Gli attacchi sono abbastanza semplici da schivare, verremo costretti a combattere tutte queste fasi. Tra l'altro, come potete vedere dal menu di pausa, all'inizio del gioco abbiamo già le lame di Atena al massimo, perché teoricamente parlando, nel capitolo precedente le dovete portare su. E, a logica, le avrete portate su al massimo. Comunque, quello che avete fatto non influenza per niente. Infatti, io sto registrando su PS4, dove
di God of War 2 non c'è il minimo dato. Bello come il gioco ti costringa a imparare queste meccaniche base per un novizio, queste terapie d'urto. Ma d'altronde i tutorial più belli sono proprio questi. Durante questi cambi di telecamera noi possiamo comodamente attaccarlo e fargli un bellissimo danno. E come al solito utilizzare la magia per renderci momentaneamente immortali e poterlo colpire senza problemi quando non siamo sicuri di schivare. La prima azione sensibile col testo è per forza sempre quadrato, questa è l'unica che non sarà casuale. Aia la macella. Gioco un po' vecchio, lo ammetto, però come prima prova della diretta volevo fare qualcosa su cui mi sentissi sicuro e che conoscessi molto bene. Ecco la Ade che tira giù un titano, quindi io mi comporterò come se voi quasi non conosceste il gioco, ma capisco benissimo di poter annoiare. Abbiamo appena salvato e già si è rifatta catturare. Tutti a noi toccano questi alleati. Vabbè. Ecco i nostri primi arcieri. E non per dire, ma iniziare il gioco già col vello d'oro, una volta che ci si è fatta l'abitudine un po' in God of War 2, è bellissimo. Non potrei vivere senza. E infatti ho missato gli arcieri. Questa tecnica qua dell'ariete che hanno messo nel nuovo God of War devo dire che è davvero bella. Mi dispiace che questa bellissima qualità che c'era nel 3 non si sia poi mantenuta in Ascension. Speriamo, visto che tra poco sembra che debba uscire God of War 4, che facciano un buon lavoro. Anche se gira voce che sarà più con meccaniche da RPG che da hack and slash come eravamo abituati. Non credo che Santa Monica faccia un cambio del genere, ma tutto può essere. Ah, lui me lo ricordo. Anche lui, poverino. Devo dire che i nostri alleati non è che ci stiano aiutando poi molto, in questa scalata all'Olimpo. Cioè, sì, ok, fanno da diversivo contro le varie divinità, ma per il resto... è appena passato da parte a parte, buono. Anche le ali, una bellissima comodità che ci è rimasta dal secondo capitolo. E qua, una stanza all'apparenza
vorrei fare notare la porta casuale con Ares sotto la massa di corpi. E in effetti questa è la sua tomba. E devo ammettere che non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che completando il primo capitolo molto difficile, Kratos stesso ci parlerà di una stanza del genere dove risiede lo spirito di Ares. E non è mai stato specificato se sia questa, anche perché, se lo avete visto, se no lo vedremo insieme, la fine di questo capitolo è abbastanza emblematica, è abbastanza enigmatica, scusate. E però Kratos ti dice che in questa stanza, o meglio, in quella stanza di cui lui parla, riposa lo spirito di Ares e che lo utilizzerà quando la sua vendetta si compierà. Se avete fatto caso alle parole che dice poco prima che il gioco inizi, riconoscerete la stessa frase, cioè la mia vendetta si compie ora. Mi dispiace di non aver dato la giusta importanza al centauro che abbiamo ucciso, ma effettivamente questa storia sulla stanza mi sembrava più importante. Ah, ce n'è ancora uno vivo. Due pugni, tanto noi lo facciamo senza problemi. Da notare come in questo gioco il sangue dei nemici si riverserà sopra, e anzi è proprio uno degli obiettivi da completare, che farete senza problemi, immagino. Quanto è bella la colonna sonora. Vedete? Questo è il luogo in cui riposa in eterno Ares, il dio della guerra caduto. E in effetti, l'unica cosa che non torna è che nella spiegazione nell'1 Kratos diceva che questa stanza era impenetrabile anche per Zeus stesso. Poteva entrarvi solo il dio della guerra, e come abbiamo visto i nemici ci sono entrati senza problemi. Quindi è l'unica cosa che stona un po'. I salvataggi vecchio stile, anche se Uno for 3 salva benissimo in maniera automatica. Ops, piccolo spoiler se avete letto il nome del salvataggio, ma vabbè. Nulla di che. Quando fa così conviene colpirlo molto velocemente, perché poi farà un soffio, ecco appunto, e saremo bloccati in quella zona lì a meno che lui non si ritiri. Questo boss, non so se sia voluto o no, ma lascia una zampa molto più vicina a noi, e quindi è molto più facile schivare colpendo quella. Anche perché vedete, l'attacco che fa è quasi sempre lo stesso, non ha una grandissima varietà. Bastano due attacchi pesanti. In realtà qua gli spuntoni ci avrebbero dovuto ferire, ma vabbè. Questo pezzo che gli abbiamo staccato non servirà a nulla, o almeno per adesso. Lui ce lo risposterà molto gentilmente, o almeno fino a quando non gli avremo aperto il petto. Si è buggato il gioco? Oh bello, mi sono bloccato.
Questo era proprio un imprevisto. Scusate per questo bug, non mi era mai capitato e... Bello scoprire queste novità giocando in diretta. Bella figura, Nicolò. Complimenti. Vabbè, mi rifarò velocemente su questo boss. Sono abbastanza preoccupato per il tempo, perché la PS4 non permette di registrare, o almeno con i mezzi che fornisce la PlayStation stessa, per molto tempo. E vedo che la mezz'ora è quasi scaduta. Quindi vorrei almeno battere questo boss prima di chiudere il video. Lo bullizzerò un po'. Speriamo basta. Ecco, mi ha bullizzato. Non è che mi piace sprecare la magia così. Olè. E adesso, finalmente, lo uccideremo con le sue stesse armi. Beh, armi non è proprio il termine corretto, ma vabbè. Facciamoci strada attraverso gli organi, o comunque il corpo di Gaia. L'esperienza che ricorda un po' quella vissuta con Atlante. E questo, come potete vedere, è il suo cuore. Protetto da un materiale indistruttibile, l'onice, per evitare appunto che uno sia tentato di colpirlo. Notare che c'è dell'acqua dentro. E se ci fate caso, prima del cuore ci sono come delle piantine. Sì, anche saltando più in alto delle pietre non succede nulla. E qua in cima c'è il primo dei tesori degli dèi, che svolgono la stessa funzione delle urne del potere. Questa ci permetterà di avere qualcosa che vedremo di poco, ma l'equivalente della furia dei titani, per capirci, all'infinito. E qua c'è dove Zeus disegnava da bambino, quando era custodito da Gaia, come ci viene raccontato in God of War 2. E davanti a questo cuore che pulsa, io chiudo il video e spero che ne verrà fuori un bel prodotto. Ci vediamo alla prossima.